Ave legionari, gli arcieri romani. Chi erano, da dove venivano, come si sono organizzati nel corso del tempo e l'arco, il loro strumento che vedremo era un capolavoro di materiali, di composizione, di calcoli fisici e ovviamente vedremo anche le frecce che erano un'arma devastante. In questo video approfondiamo l'arco e gli arcieri nell'esercito romano. Cominciamo immediatamente dopo la sigla con una breve ma molto particolareggiata discussione. Allora, innanzitutto bisogna dire che gli arcieri erano una tradizione prevalentemente orientale greca. I romani inizialmente non facevano molto affidamento sugli arcieri, perché, come osserva anche Cascarino nell'intervista che abbiamo fatto, qua vi metto il link, i romani inizialmente preferivano lo scontro, hanno sempre preferito lo scontro sul campo di battaglia, corpo a corpo, con il gladio e con lo scudo, quindi uno scontro corpo a corpo risolutivo. Non facevano grande affidamento e non avevano, diciamo, non avevano il loro focus direttamente sugli arcieri. Tanto è vero che se noi andiamo a ripercorrere la storia degli arcieri, che possiamo sapere grazie alle iscrizioni epigrafiche, che molto spesso ci danno informazioni estremamente utili. Le iscrizioni epigrafiche sono quelle che troviamo sui monumenti funerari, oppure nei cippi che sono stati scolpiti e realizzati dai romani, di cui abbiamo ancora traccia. Esiste appunto un catalogo molto ampio, sin dal 1888, l'Annee Epigraphique, quindi realizzato dai francesi, e seguendo queste iscrizioni epigrafiche precise sappiamo che nel periodo della Prima Repubblica gli arcieri erano prevalentemente dei mercenari che derivavano dall'isola di Creta, perché gli arcieri cretesi avevano, al contrario dei romani, una grandissima tradizione in questo settore e quindi venivano arruolati nel momento in cui servivano dalla parte più ufficiale dell'esercito romano. Poi esiste ovviamente una evoluzione della figura degli arcieri, perché noi sappiamo che nel periodo della Tarda Repubblica, o periodo proprio di Augusto, quindi primissimo imperiale, gli arcieri non sono quasi più cretesi, ma vengono un po' dalla zona della Tracia, che vediamo qui in cartina, dalla zona della Anatolia, cioè l'odierna Turchia, ma soprattutto dalla Siria. Gli arcieri siriani erano i più comuni nell'esercito romano come ausiliari di questo periodo. E a questo punto gli arcieri come potevano essere? Per capire, per avere un'immagine degli arcieri e qui soprattutto degli ausiliari dell'esercito romano, prendiamo come punto di riferimento la colonna Traiana. Sulla colonna Traiana, e qua lo vediamo, abbiamo questa scena conservata molto bene che ci fa capire, ci fa vedere con chiarezza com'erano gli arcieri del periodo di Traiano. Quindi con grande emozione guardiamo questa immagine molto fedele. E poi, grazie alla illustrazione, al disegno di Nicolas Sobkov, che ringraziamo per questo disegno molto verosimile, qui abbiamo un disegno che molto ci fa ricordare molto facilmente come era un antico arciere. L'arciere, vedete, che aveva un elmo tendenzialmente a punta, quindi sul modello Montefortino, aveva ovviamente l'elmo aveva i paragnatidi per proteggere le guance, era dotato di una lorica amata, quindi una lorica a maglia, e aveva una lunga tunica. Ovviamente accompagnava anche un pugnale, che si chiamava pugio, o un gladio corto. Quindi aveva anche, se per caso l'arciere veniva a contatto diretto con un nemico, aveva ovviamente la possibilità di combattere corpo a corpo con una piccola arma.
Chiaramente però la base fondamentale era il lancio delle frecce a grande distanza, una distanza che poteva andare da un massimo di 300 metri, ma diciamo che la distanza che poteva servire a colpire e uccidere un avversario si attestava sui 100, dagli 80 ai 100 metri. E questa quindi è l'immagine che voi dovete avere quando pensate ad un arciere dell'antica Roma. Vediamo adesso com'era l'arco, cioè andiamo a vedere nello specifico l'arco di un arciere romano. L'arco era innanzitutto un arco composito, cioè era realizzato con più materiali diversi che erano stati uniti, saldati insieme. Quindi ecco perché si chiama composito. Vediamo in queste immagini, in questo disegno di Giuseppe Cascarino, che ringraziamo per la sua solita consulenza, qui vediamo tutti i dettagli di un arco. Lo stiamo ovviamente guardando in maniera trasversale, no? La base fondamentale, l'elemento costitutivo, era il legno. Quello era veramente l'ossatura, era l'anima dell'arco. Però il legno aveva poi un altro tipo di rivestimento. Nella parte più interna, quindi verso il corpo dell'arciere, esisteva una lamina di corno. Questa lamina di corno cosa serviva? Serviva a dare resistenza, cioè l'arco si poteva piegare senza essere rotto, senza spaccarsi in due. Quindi serviva a dare resistenza. Mentre sulla parte più esterna c'era invece una serie di strati di tendine animale. Al contrario, il tendine animale serviva per dare, invece, per rendere l'arco più adatto a essere piegato, essere un pochino più morbido, perché ovviamente serviva anche questa caratteristica per imprimere forza alla freccia. Quindi con la lamina di corno all'interno che dava resistenza e il tendine animale sulla parte esterna che invece rendeva l'arco più morbido, si otteneva un giusto equilibrio. Nella parte poi ovviamente più alta e bassa, quindi all'estremità superiore e inferiore dell'arco, c'era quella che si chiamava orecchia, che serviva a dare una ulteriore flessibilità al tutto e a collegare poi la corda. Chiaramente questi elementi venivano poi foderati e quindi tutti questi elementi compositi foderati si soprannominavano ventre nella parte interna dell'arco e dorso nella parte esterna. E questo, tutta questa zona, si chiamava flettente superiore. Quindi abbiamo praticamente esaminato nel dettaglio, come se facessimo un'autopsia, abbiamo esaminato nel dettaglio tutta la anatomia di un arco. Vedete l'equilibrio degli elementi che derivano da secoli di prove, da secoli di tradizioni. L'arco poi, una volta che diciamo aveva assunto questa forma e assunto questa struttura, andava caricato. Cosa vuol dire caricato? I disegni ci aiutano a capire. Questa è la forma di un arco, chiamiamolo a riposo, e quindi riposto normalmente. Nel momento in cui dovevi utilizzare l'arco, prendevi la parte dell'arco, la appoggiavi per terra e utilizzavi le gambe per bilanciarlo e gli facevi assumere una forma che si potrebbe definire a lettera D, D di Domodossola. Cioè tu piegavi l'arco a D, inserivi la corda che era fatta in budello animale e a questo punto ecco che questa è la forma definitiva dell'arco. Questo era un arco carico, cioè pronto a inserire la freccia e iniziare a scoccare il tuo dardo. Una parte ovviamente fondamentale sono le frecce. Allora, i romani che frecce avevano? In questo caso ci viene in aiuto una città, si chiamava Dura Europos, era una città di frontiera tra i romani e i parti, che è stata contesa diverse volte, dove sono state ritrovate è stata ritrovata una quantità molto ingente di reperti archeologici e quindi grazie a questi ritrovamenti abbiamo un'idea dei tipi di frecce che si utilizzavano. Diciamo che i tipi di frecce erano fondamentalmente tre. Il primo, quello che vediamo di nuovo in questa immagine, è una freccia triangolare a due tagli, quindi molto molto semplice, che aveva il cosiddetto codolo. Il codolo era un
Praticamente era una piccola puntina che si inseriva all'interno dell'asta per collegare l'asta con la punta. Sotto questo aspetto, io tempo fa, quando ancora dovevo cominciare la divulgazione, avevo collezionato alcuni pezzi. Questo per esempio, ovviamente la comprai al tempo da Numismatic Lanz, che è uno dei più grandi esperti del settore, ovviamente fornisce solamente... non è uno sponsor, per dirvi chi è. Lo comprai in Germania e ovviamente è assolutamente autorizzato, con tutte le autorizzazioni necessarie, perché la maggior parte dei reperti si ritrovano in Britannia e in Germania. Ma ripeto, non è uno sponsor, per farvi capire. Ai tempi, che avevo 17-18 anni, ho avuto un periodo che collezionavo e allora qua mi torna buono. Questa per esempio è proprio una freccia della Britannia del secondo secolo avanti Cristo, che è molto, vedete, molto triangolare, semplice. Queste due parti erano quelle più taglienti oltre alla punta e qua c'è il piccolo codolo che poi serviva a inserirlo all'interno dell'asta. Quindi questa era la forma più elementare in assoluto di freccia. Qui in questa ripresa che io vi faccio da vicino, che voglio farvi vedere, ecco, questa punta di freccia ha diversi secoli, guardate ancora con una leggera pressione che buco fa nella pelle. Pensate, abbastanza impressionante. Vi assicuro che al tatto si sente la punta benissimo. Quindi pensate che arma micidiale doveva essere quando ti cascavano a decine e decine contro il tuo scudo. Il secondo tipo, quello in assoluto più comune, invece, lo vediamo in quest'altra immagine, era la freccia trilobata con codolo. Trilobata perché vedete benissimo che ha praticamente tre sponde, tre lamine. Ecco, questa freccia trilobata, anche a livello, diciamo, di resistenza nei confronti dell'aria, era molto efficiente e anche questa aveva il suo bel codolo che si inseriva poi, si incastrava all'interno dell'asta e quindi la freccia poi era completa. Il terzo tipo, invece, era trilobata però a manicotto. E qui, perché manicotto? Perché qui non abbiamo il codolo che si inserisce all'interno dell'asta, ma l'asta che entra all'interno della punta. E quindi ecco perché si chiama manicotto, ed era il terzo tipo più comune di freccia romana. E così abbiamo ovviamente riassunto. Chiaramente il riassunto che io ho fatto è generico. Ci sono tantissimi tipi di ritrovamenti, di categorizzazioni. Ogni grande studioso, in realtà, avviene anche per le loriche, per gli scudi, per gli elmi, anche realizza a volte una sua propria classificazione. Quindi, ovviamente, vi ho dato delle indicazioni generali, che però vi permettono di capire, anche se non siete esperti, vi permettono di capire la struttura dell'arco e delle frecce. E quindi speriamo di avervi coinvolto. Colgo l'occasione per dirvi, se gli arcieri vi piacciono, se questa unità degli arcieri, questa unità ausiliare vi piace, sul nostro sito bardiromantica.it, nella sezione dello shop, quindi del negozio online, abbiamo una riproduzione su tela di questo meraviglioso arciere che milita nell'esercito romano. Potete prenderlo senza cornice, con la cornice in legno di faggio, poi scegliete la combinazione che preferite, ma se amate questo tipo di unità, se vi è piaciuta anche nei videogiochi e l'avete provata, vi è piaciuta, potete portare a casa una riproduzione su tela pregiata di questa immagine molto bella, molto suggestiva. Speriamo di avervi interessato, vi invitiamo ovviamente ad approfondire tutti questi aspetti per capire bene la grandissima efficienza dell'esercito romano e vi invitiamo infine a iscrivervi al Bar di Roma Antica. Se voi non vi iscrivete immediatamente al Bar di Roma Antica, non facciamo che vi lanciamo le frecce, perché sarebbe una, abbiamo pensato, sarebbe una minaccia un po' scontata. Facciamo un'altra cosa. Noi prepariamo 287.654 frecce e voi dovete inserirle tutte. 257.654 frecce. Ripeto il numero, 895.281 frecce. Quindi, per evitare di passare il resto della vostra vita a fare così per inserire le cose nelle frecce, iscrivetevi al canale, un caro saluto e al prossimo documentario.